Meta del secondo pellegrinaggio quaresimale dei francescani ai santuari della Passione di Gesù a Gerusalemme è stata la Basilica del Getsemani. Sul Monte degli Ulivi, i luoghi legati all'agonia di Gesù sono venerati fin dall'antichità. L'Orto degli Ulivi conserva, secondo la tradizione, piante di ulivi secolari che assistettero all'agonia di Gesù. Questo giardino racchiude 8 piante di ulivi, tra i più antichi al mondo. Le piante, oggetto di recenti indagini che ne hanno attestato una longevità di oltre 8 secoli, erano qui quando fu costruita la chiesa crociata e sono figli di un'unica pianta madre, ancora più antica, forse realmente testimone della preghiera di Gesù nel giardino. Accanto al giardino c'è la Basilica dell'Agonia, detta anche Basilica delle Nazioni o ancora Basilica del Getsemani, il santuario che custodisce la pietra su cui si fa memoria dell'agonia di Gesù. Questa chiesa ha all'incirca 100 anni, è stata inaugurata nel 1924 da Barluzzi, l'architetto Barluzzi l'ha ideata e ha voluto rappresentare in un modo geniale la storia e anche la teologia. Infatti quando si entra dentro si ha l'impressione di entrare in una chiesa buia, ma il Barluzzi ha voluto rappresentare la notte e secondo la tradizione rabbinica ci sono 4 notti che riassumono la storia della salvezza in cui Dio agisce: la notte della creazione, la notte di Abramo, la notte dell'Esodo, che sarebbe la Pasqua, e la notte del Messia, che per noi si compie. Qui Gesù compie quest'ora, questo passaggio, la salvezza. Il Getsemani è uno dei santuari più visitati di Gerusalemme. Hoy, de acuerdo a las prenotaciones, teníamos anotado 50 grupos. Y lamentablemente. Oggi, secondo le prenotazioni che avevamo, erano segnati 50 gruppi e purtroppo nessuno è venuto perché non si può. È una situazione molto triste. Celebriamo l'agonia del Signore e in questa Eucaristia ricordiamo tutti i pellegrini, tutte le persone che stanno soffrendo a causa del coronavirus. Spiritualmente siamo tutti uniti. Il mondo intero abbraccia questo luogo santo, la roccia dell'agonia. Spiritualmente estamos todos unidos. El mundo entero abraza este lugar santo, la roca dell'agonia. Rispettando le nuove regole imposte dal governo israeliano, i frati hanno posto le sofferenze e le apprensioni di tutto il mondo davanti alla pietra dell'agonia nella celebrazione eucaristica presieduta da Fra Stefan Milovic, alla quale hanno potuto partecipare solo i celebranti. Preghiamo insieme a tutta la Chiesa in questo posto, in questa pietra dove Gesù ha pregato. Ci uniamo a tutta la Chiesa per trovare la forza, la speranza in questa situazione che viviamo e ci aiuti a pregare più profondamente al Padre per chiedere allontani questo calice che stiamo bevendo ormai in questo mondo con questa situazione. Signore, veramente ci aiuti, ci manda il suo angelo a confortarci come ha fatto con Gesù. Signore, non ci lascia da soli, ci manderà il suo angelo a consolarci in questa situazione che nella quale siamo davanti. Già questo luogo ci racconta come è un luogo di passaggio, è un luogo di salvezza. Potremmo dire e vorremmo raggiungere tutte quante le persone che ci ascoltano che qui Gesù, il suo sì, diventa sempre più forte e più denso e dice il suo sì una volta per sempre ad ogni persona che lotta, ad ogni persona che è nell'agonia, ad ogni persona che si trova nella solitudine, nel buio, nell'abbandono. Lui dice sì, io sono qui accanto a te. Mai come oggi è così forte questo annuncio, questa sua vicinanza.